In questo cartone c'è un Superstar 3009, l'ultima edizione, di Gianfranco di Nave, provincia di Brescia. Me l'ha fatto arrivare direttamente da Amazon, l'ho acquistato su Amazon e quindi me l'ha mandato. Cioè, non è proprio arrivato nelle sue mani, è arrivato direttamente qui da Amazon. Ha messo il mio indirizzo e quindi l'hanno spedito qua. Dobbiamo mettere la scheda eco all'interno, una scheda eco, e poi migliorarlo se c'è da migliorare qualcosa. Dico migliorarlo perché una radio nuova, che cosa ci possiamo migliorare? Comunque lo controlliamo prima, lo proviamo, vediamo un po' se rispetto alle caratteristiche. Come posso dire, di fabbrica si può migliorare qualcosa per quanto riguarda la potenza e per quanto riguarda anche la modulazione. Credo che avrà 40 canali, però c'è la possibilità di espanderlo, però vediamo. È l'ultimo modello, io sinceramente non lo conosco. Ho riparato qualche altro apparato simile, quelle delle versioni precedenti, ecco. Questo ancora non l'ho aperto, adesso lo apriamo e vediamo un po' di come è fatto. Allora, questa è la radio. Io quando gli ho consigliato di prenderlo, non pensavo che fosse la nuova versione del 3009. Infatti, guardate qua, non ci sono le bande. Serve, questo è un dimmer. Ha solo 40 canali, serve solo per aumentare la luminosità. Quindi non so se riusciamo a fare quello che mi è stato chiesto. La potenza sono 4 watt. Hola, quella è la modulazione, prova. Andiamo in banda, vediamo che succede. In banda laterale. Prova 1, 2, 3, cambio, cambio. Ora. Adesso lo apro, vediamo come è fatto internamente. E questa è la radio internamente. Tutto questo è la radio. Non penso che si possa fare molto. Secondo me abbiamo sbagliato, nel senso che io l'ho consigliato di prenderlo pensando che non fosse la nuova versione, ecco. Qui non si può nemmeno operare sui potenziometri per fare la regolazione dell'eco, ma non so, mo l'ho visto, vediamo cosa mi dice. Eccolo qua, sto guardando internamente. E in rete non ho trovato nulla, qualcosa che spieghi come si può fare l'espansione, penso io. Immagino che si dovrebbe operare su questo ponticello qua, e forse bisogna tagliare. Io adesso lo dissaldo per vedere un po' se i canali vengono fuori, se no lo rimetto com'era. Sembra che era proprio quello, infatti se io sposto adesso la luminosità rimane sempre uguale. Vediamo un po', qui siamo è aumentata pure la potenza, però devo abbassare quello se non innesca, sono 12 watt, oh la supera i 30 in modulazione, quindi diciamo che in qualche modo abbiamo risolto per quanto riguarda i canali. Vediamo sull'estremità A, andiamo sul 22, andiamo pure col mio sulla A. Sì, funziona, un attimo, però eccolo qua. Prova, ora. Andiamo
sull'orza estremità. Sì, ci siamo. Anche la frequenza, perfetta. Quindi dobbiamo solo vedere come impostare la scheda eco internamente, perché i potenziometri sono messi su un circuito che si trova dalla parte interna qui sul frontale e quindi no, non si può accedere. Se mettiamo l'eco dobbiamo tenere una timbrica fissa e lasciarlo così. Vediamo cosa mi dice Gianfranco. Anche in banda è aumentata adesso di parecchio la potenza. Allora, torniamo sul 22 normale. Sono sulla scala quella di centro. Quasi 20 watt, mi sembra. Prova, ola! Ola, 30 e qualcosa sono, dai. Ola! E anche la radio di Gianfranco è pronta, e meno male perché se non riuscivamo a sistemarla mi rimaneva il senso di colpa perché l'ho consigliato io ad acquistarla, però siamo riusciti in qualche modo a sistemarla. Come già abbiamo visto, abbiamo fatto l'espansione dei canali. Adesso, per quanto riguarda l'espansione, poi voglio far vedere una cosa. Intanto, visto che ci troviamo da questa parte, qui ho messo l'eco, si regola da questo potenziometro sul retro, si accende e si regola l'eco da questo potenziometro. Per evitare fughe di radiofrequenza che potrebbero influenzare la bassa frequenza, l'audio dell'eco, ho messo questo schermo qui sui finali di trasmissione. Non si elimina del tutto, come spesso lo dico altre volte, non si elimina del tutto, però in qualche modo si riduce, aiuta, diciamo, ecco qua. Poi, Gianfranco, volevo dirti, visto che ci troviamo da questa parte, che da qui si regolano le ripetizioni dell'eco. Ti ho messo il Colaudio 3205SD, quello che ha 204,8 millisecondi di ritardo. Da qui si regola il delay, cioè la velocità dell'eco, se vuoi eventualmente personalizzare. Questo invece è l'uscita audio. Siccome che il microfono ha una capsula condensatore, la quale viene alimentata, quindi se io interrompevo la linea audio la capsula non veniva più alimentata, quindi ho adottato un sistema sfruttando i volts qui dell'eco, l'ho mandato su quella linea lì e quindi la capsula adesso viene alimentata quando la scheda va in trasmissione. Questo è il delay, non ho il delay, la simmetria non si tocca. E niente, da questa parte mi sembra che non c'è più niente da dire. Giriamolo dall'altra parte, anche qui ho messo uno schermo sui finali. Lo schermo solo da questa parte, il metallo, di sotto non tocca, se no saltava tutto in aria. In aria, non in ario, aria. E qui ti ho messo la possibilità di riportarlo a 40 canali. Così è a 40 canali, così diventa 240, però questa operazione qua si fa ad apparato spento e possibilmente staccato dall'alimentazione, staccato completamente dall'alimentatore, oppure se spegne l'alimentatore. Un'altra cosa volevo dire, il manuale in italiano non c'è, tutto in inglese e in altre lingue, in italiano non c'è. Eventualmente, Gianfranco, se tu vuoi lasciarlo sui 40 canali, leggendo le istruzioni qui del manuale, ha la possibilità di selezionarlo nella nazione in cui si usano 80 canali, e quindi hai i canali normali e i canali
alti, 40 alti. Poi, se vuoi i 240, lì c'è il deviatore, lo metti in questa posizione, no, così hai 240 canali. Quindi chiudiamo e proviamo. La potenza e la modulazione l'abbiamo provata l'altra volta, adesso dobbiamo provare solo la scheda eco. Quindi solo un filo di eco, Gianfranco, se no può dare fastidio poi. Allora, devo tenere il volume del mic gain in questa posizione perché, essendo vicino con l'altra radio, quello non lo posso alzare più di tanto perché se no mi fa l'innesco, fa l'effetto Larsen. Naturalmente, Gianfranco poi non avrà un'altra radio vicino quando parlerà quando sarà in QSO e quindi non avrà questo problema. Niente, proviamo, vediamo. Attenzione, attenzione, la frequenza, cambio, cambio. Prova. 1, 2, 3, cambio, cambio. Andiamo poco poco, vediamo se non mi innesco, ma abbiamo questo problema quando facciamo le prove. Attenzione, attenzione, la frequenza, cambio, cambio. Questo è tutto. Quindi vi ringrazio per aver visto il video anche di questo apparato. Eppure oggi vi auguro una buona giornata. Grazie ancora.